Bentrovati, questa è la rubrica Il cittadino protagonista, ove il protagonista non sono io, come ormai penso sappiate, bensì ognuno di voi che pensi con la propria testa e non con quella degli altri. Il caro voli è un falso problema. In Sardegna non esiste. Perché? Perché il governo mette gli slot, cioè dire le finestre attraverso cui si può volare, li mette all'asta e assegna un tetto di prezzo massimo per ogni slot. Non si capisce perché il governo non faccia la stessa cosa con la Sicilia. È vero che la Sardegna è distante qualche centinaio di chilometri e la Sicilia è appena distante 3 chilometri, ma è anche vero che comunque si tratta di due isole. Io sfido qualunque cittadino siciliano che voglia andare a Roma o a Milano con quale mezzo debba andarci se non con l'aereo, certo non può con la nave e neppure col treno, perché da Catania a Milano impiega quasi 20 ore, quindi un tempo assolutamente enorme che non consente di spostarsi, soprattutto per ragioni di affari. Orbene, il governo questo non l'ha fatto e non sembra molto utile l'iniziativa del Presidente della Regione che si rivolge all'antitrust, perché alla fine c'è una sorta di una specie di concorrenza, seppure con pochi vettori, Ryan, ITA, forse EasyJet e quella nuova compagnia un po' così che si vede e non si vede, Aero Sicilia. Ma la verità è quella che bisogna governare questi processi tariffari in maniera assolutamente certa e, ripeto, basta assegnare questi slot con il tetto di prezzo ed ecco che chi voglia viaggiare da Catania per qualunque destinazione nazionale può farlo a condizione che venda i biglietti dal primo al centesimo o al due centesimo di ogni aereo non più di un certo prezzo, che è un prezzo ragionevole commisurato al prezzo medio europeo, perché si sa già che per percorrere 700-800 km in linea d'aria il prezzo è un tot per chilometro e non molto di più, come sta avvenendo speculativamente ora, soprattutto in questo periodo di Pasqua, quando c'è gente che deve rientrare all'ultimo momento o deve ripartire abbastanza presto e quindi è costretta a prendersi quei biglietti aerei ad un prezzo che è addirittura superiore a quanto servirebbe per andare da qui a New York. Ecco, la soluzione c'è, bisogna che chi si occupi di questo problema delle tariffe aeree per la Sicilia veda con chiarezza che la Sicilia non è diversa dalla Sardegna ed applichi lo stesso metro, non due pesi e due misure. Alla prossima!